Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. A 23 anni, in un piena giurisprudenza, ho deciso di fare questo di accompagnare un amico a fare il provino per, per la prima scuola del, del piccolo, nell'86, scuola che poi è iniziata nell'87. Quando alla fine di tre selezioni lunghissime sono stato, sono stato preso, ho lasciato tutto, senza pensarci un attimo, è iniziata una nuova vita per me e non pensavo mai che, insomma, che potesse essere così piena, così... per me è stata una benedizione. Una benedizione che poi si è trasformata in maledizione, perché quando poi questa, tutta questa lunga fase, questi dieci anni che fino alla sua morte nel 97, è iniziato poi un altro giro, un altro percorso, è stata veramente dura. Perché quando assaggi il caviale, è difficile accontentarti della mortadella. E, e questo penso che sia stata la sensazione che hanno, fatto, che hanno avuto tanti attori. Che, prima di me anche. Già andando indietro nel tempo do più importanza magari a una forma di, di strano... Isolamento anche mentale, che io prendevo sempre, mi cercavo, cercavo sempre la solitudine, avendo pure una famiglia numerosa, eh, stavo molto per cavoli miei, viaggiavo, viaggiavo tantissimo, ecco, viaggiavo, viaggiavo molto. Credo che questo fosse il segno di un'esigenza di, un, di, un di, 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 di andare in un'altra dimensione, che poi è quello che, che il teatro del maestro mi ha dato dopo. Cioè lui cre creava dei grandi sogni, che poi non erano neanche troppo sogni, erano, diventavano realtà. Era proprio un tornare alle origini del teatro lavorare con lui, perché la, se leggi la nascita della tragedia è questo, cioè, creavano delle, delle realtà alternative, che erano proprio reali per la gente che guardava. E gli spettacoli del maestro erano così. Erano delle, dei mondi che arrivavano nel nostro mondo di tutti i giorni, dove tu venivi immerso completamente e, e stavi lì dentro per, per due o tre ore, quanto durava lo spettacolo, eri lì e non ti dimenticavi di tutto. Quando poi avevi la fortuna e anche la sfortuna da una parte di stare dal, dall'altra parte del palcoscenico, sfortuna perché era dura reggere tanta emotività a volte e comunque era un bel viaggio Mi rendo, insomma io so di, di non essere un attore tradizionale anche sia nel teatro che nel cinema insomma sono abbastanza anomalo, non ho le caratteristiche, sono molto alto eh, sempre un po' dinoccolato, lo ero ancora di più e, e, questo vocione un po' sregolato allora, però mi guardava e diceva: Ma, ma cosa? perché io, come tutti gli altri, tendo un po' a piegarmi, tendevo un po' a piegarmi. Eh, diceva: che cosa fai? Ma no, ma stai su, ma, ma devi stare dritto, ma tu sei così, ah, eh? devi essere fiero dei tuoi difetti. Eh, qualunque persona: i personaggi non hanno, eh, non hanno una, non sono predefiniti, sono scritti. E diventano quello che vogliamo noi. È quello che vogliamo noi insieme. E fai diventare quello che ti serve, che ci serve a noi. Mi ricordo che facevamo le prove di Arlecchino, per esempio. Io facevo anche pantaloni, ho fatto il dottore, ovviamente, che si addiceva un po' alla mia molle, alla mia stazza, a parte la pancia. Però ho fatto anche il, il pantalone, diceva chi l'ha detto che il pantalone deve essere piccoletto, eh, magro magro, io con la vocetta così, ma il pantalone può essere in tanti modi, non è detto che non è, che Goldoni non scrive com'è, è raro che un, che, un, che un grande drammaturgo scriva com'è un personaggio, lo fa intuire semmai, quindi non ci sono regole e questo fatto che non ci fossero delle regole a me mi piaceva tanto. Non ci sono regole e allo stesso tempo invece ce ne sono di grandissime perché questo grande gioco di bambini che lui metteva eh, in scena eh, lo diceva sempre: voi, dovete, eh, voi, dovete, voi, fate, va, voi giocate, giocate. Non, non, non credete a quelli che vi dicono che, 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 che fare il vostro mestiere sia eh, significhi entrare dentro il personaggio, vivere la sua vita. Sono tutte cazzate. Tutte cazzate, è un grande gioco, l'attore sa perfettamente che sta giocando, altrimenti col cazzo che si suicida in scena, davvero, e quindi questo fa, fa questo grande gioco che però va giocato come lo giocano i bambini, che sono gli unici veri autori dei giochi, cioè sono i padroni del gioco con la G maiuscola. Chiedetevi perché usano il passato quando dicono facciamo che io ero, perché non facciamo che io sono. Perché loro hanno bisogno di questo, di proiettarsi in un altro mondo, in un altro tempo. E quel, il te, questo è teatro. Il teatro è, è questo gioco qui, che è un altro tempo, un altro mondo che però assomiglia a quello vero e reale. E più gli assomiglia, più è credibile. Più è verosimile, simile al vero, e più è forte, e più funziona, e più quelli che ti guardano ci credono. Questo era fondamentalmente il grande regalo che, che, che ci ha lasciato, sempre, pur non essendo un maestro, non era un maestro, Strele. Non era affatto un maestro, tutti lo chiamavamo maestro. e Lui era anche contento di questo. Diceva, no, se volete non chiamatemi maestro, chiamatemi Giorgio, chiamatemi come volete. Oppure sì, va bene, chiamatemi anche maestro, ma in realtà era felicissimo di essere chiamato maestro, proprio perché sapeva probabilmente che non era un maestro. I maestri nella, nella, nella tradizione sono quelli che, giustamente quelli che ti lasciano andare. Lui non lasciava andare nessuno. Non voleva che nessuno se ne andasse. Quando eh, dovevamo fare il Faust, che era nell'88, cioè il secondo anno di scuola, abbiamo cominciato a provarlo, era molto presente perché lui era indirizzato, la sua testa stava lì dentro, giustamente la lezione di due ore con Streller aveva anche poco senso. Per noi era una roba che proprio eh, non vedevamo l'ora che arriva il maestro, chissà cosa ci dice, eh, però poi lui in qualche modo, siccome non aveva la materia teatrale pronta, non aveva, ma non solo perché noi non eravamo pronti, noi non eravamo pronti, ma anche la scena, non c'erano le condizioni per fare quello per cui lui era naturalmente portato, e tutto sommato si annoiava anche, si vedeva che soffriva, cioè non erano delle lezioni illuminanti. Ogni tanto aveva degli sprazzi che si interessava a qualcosa. Aveva questa capacità di un occhio in più. Aveva questo suo. Eh, lui, per me lui guardava dietro le spalle. Cioè, eh, si accorgeva di tutto, era impressionante. Si accorgeva anche di un battito di ciglia in più. La, la piccola gradazione di luce che, che cambiava per un, magari per un qualche motivo tecnico, lui la beccava prima degli altri. Col datore luci che diceva no, ma no, maestro, sono sempre su ISO, qua a 12, guardi, non, non cambia nulla, è proprio come prima. No, guarda, vai bene a vedere. sì, Poi alla fine aveva ragione lui. Perché aveva questa fotosensibilità non solo foto, anche proprio questa grande, enorme sensibilità per tutto, che per lui poi tra l'altro si trasformava fuori dal teatro in una fragilità sconvolgente. Pensando a quello che dicevamo prima, mi ricordo che un giorno durante le prove del Fausto, dell'Arlecchino, forse del Fausto, si eravamo al teatro studio, arrivò come tante volte succedeva, che diceva no, eh, Voglia di morire, tutto finito. Non voglio niente. Il mondo è una merda, ragazzi. Lasciamo perdere, stava lì così Poi a un certo punto. Non so chi dei suoi collaboratori, non so se è Marise, aveva un pupazzetto sul tavolo. C'era uno di quelli che ha batteria, quelli che fanno tatatata sul tamburello. Eh, mentre Madonnava e diceva che la vita era una merda e non c'era più nessuna possibilità di uscire da questo vuoto cosmico perché tutti eravamo condannati al buio eh, infinito, totale e senza speranza, in quel momento ha visto questa cosa e ha fatto che cos'è quello? Eh, ha guardato questo, questo, questo pupazzetto ha cominciato a parlare, ma questo ma che fa? Si muove da solo! Ma fammi, vedere, fammi vedere un po'. Ha preso questa roba qua, ha cominciato a, 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 a smanettare con questa cosa qua, e questo l'ha messo sul tavolo e questo qua. Ta, 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 ma guardate, ma è cosa meravigliosa, ma una cosa stupenda! Ma guarda, ma questo si muove, ma guardate, ma cosa c'è di più bello? Questo è il teatro, signori! Questa è la vita! È la vita, la vita che non finisce. Eh, stavi lì così e assistesti a questo spettacolo clamoroso! Ma cosa è straordinaria! Lui era così, era così. Le sue lezioni erano dentro gli spettacoli che provava. Erano lezioni involontarie, era un maestro involontario, diciamo. <ride> erano solo quando c'erano le condizioni perché lui potesse giocare lui per primo. Se non c'erano le condizioni perché lui potesse giocare con quel eh, orsacchiozzo, non. Eh, non... Sì, vabbè, poi dopo c'erano le battute, era simpaticissimo, ti beccava sempre per qualunque cosa. Che si sei messo oggi? Che vuoi fare lì col Corriere della Sera? Una volta mi ha beccato che avevo il Corriere della Sera. Perché tu, democristiano, capito? Cioè, io anche, non avevo mai detto che ero, cioè, non, non sapeva niente di me. Perché aveva beccato siccome avevo il Corriere della Sera? Chissà perché, allora subito. La forza di quello che ha fatto Nel Faust, che, cioè, gli intellettuali del teatro, capisci? Allora, ma no, ma non sapeva, non aveva, eh, non è, si vede che non è un attore. Esatto, certo, si vede che non è un attore, la sua forza è proprio quella. La grandezza di Streller come attore veniva fuori quando ti indicava le cose. Io non ho mai fatto una prova generale completa, affilata, quando lui c'era. O se ne andava il giorno prima, come ha fatto per esempio prima dell'Arlecchino, il nostro Arlecchino, quello dei giovani, lui alla Ge Generale non è venuto perché se fosse venuto avrebbe, eh, sarebbe intervenuto come sempre, faceva la prova ai generali con lui, duravano sei ore invece de, delle due ore e mezza che magari durava lo spettacolo. Eh, eh, però non ti mollava mai, non ti mollava mai, stava sempre lì e quando era con te recitava con te indicando, ed era la sua scuola profonda, la scuola proprio del teatro che lui chiamava in terza persona, Brecht, il teatro sociale, tutta quella, tutta quella roba lì, era quello che lui aveva in maniera innata. Quando lui decise di mettere in scena il Faust, ci fu nell'estate dell'86-87, penso, una grande polemica sui giornali con Vittorio Gasman al quale lui aveva offerto di fare fausi, in, vedendo in Vittorio Gasman l'unico che forse poteva avvicinarsi a una figura così iconica, così enorme, immensa come, come quel personaggio lì che oltretutto non aveva una scrittura drammaturgica e Gasman disse di no, rifiutò questa cosa e questa cosa ovviamente, apriti cielo insomma, era il rifiuto e, e lì partì tutta una, una polemica fra di loro in cui si scontravano questi, questi due, due mondi perché Gasman in fondo veniva da un... No? Era l'immagine di un teatro anche de, de, del capocomicato, no? vicino al, 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 al simbolo del teatro di regia, di parola, che era, che era il maestro. E, e quindi decise di farlo lui, proprio perché evidentemente non aveva, non aveva possibilità di trovare qualcuno che potesse in qualche modo nel suo immaginario assomigliare a quello che voleva. E lo indicò. Costringendo il povero Graziosi, che invece era un attore fatto e finito, a fare molte parti in lettura. Ed erano per me le parti più belle del Faust. È arrivato il Lecchino, che lui ha voluto regalarci proprio come saggio di fine anno, che poi è diventato uno spettacolo vero e proprio. Aveva questo scambio di personaggi. Allecchino del buongiorno, siccome eravamo tantissimi, eravamo circa 30 lievi, usciti da lì, doveva far lavorare tutti, giustamente. E quindi ci scambiavamo i ruoli. Ma a vista cioè, usciva un florindo, entrava un altro florindo, il pubblico vedeva questo scambio. Perché alla fine diventava un grandissimo gioco meraviglioso per cui fu veramente un trionfo. Mi ricordo che. Eh, lo facemmo anche addirittura all'Opéra Garnier a Parigi e il pubblico era invisibilio, invisibilio con questa grande capacità che solo i francesi hanno e che non a caso Streller aveva particolarmente nel cuore eh, di capire que tutto questo, di, di superare, di guardare l'essenza delle cose delle opere d'arte eh, quando c'è, senza farsi influenzare dal dal contorno, dalle cose inutili, dalla fuffa che c'è spesso intorno agli spettacoli che vediamo anche oggi. Io ho avuto la fortuna di, di fare, una volta uscito dalla scuola dal 90 al 97, praticamente tutti i suoi spettacoli, io ho vissuto sette anni al piccolo, feci una piccola deviazione e lui se la prese tantissimo perché fece uno spettacolo molto strano che, fu, che però a me mi, mi attirava molto, che era questo Sogno notte e mezz'estate prodotto dal teatro di Düsseldorf ed era nel periodo in cui l'Europa nasceva, a ecco, cui lui teneva tanto, e questa cosa lo convinse a dire va bene vai. E venne a vedere lo spettacolo a Dusseldorf, perché c'era anche una riunione dei teatri d'Europa di cui lui era direttore. E quell'occasione la sera venne a vedere lo spettacolo. E venne in camerino dopo, è venuto in camerina e ha detto no, gli era piaciuto tanto, gli era piaciuta questa cosa, poi gli era piaciuto perché eravamo tre attori del suo teatro, eravamo io, Giorgia Senesi e Margherita Di Rausi, non lo voleva dire, ha detto "Bah, questa regista, perché, oh, sì, questa era regia insomma, vediamo a voi, eh. gli era piaciuto. Infatti poi quando gli piacevano le cose degli altri ne continuava a parlare nel tempo durante le prove degli spettacoli che faceva dopo. Mi ricordo durante il, il Faust appunto io avevo questo ruolo bello, bellissimo nel Faust II, una piccola scena però molto suggestiva perché ero in cima a una scala, eh, facevo l'inceo, la vedetta. E avevo questo, questi grandi occhi azzurri finti. Erano due palline da ping pong colorate di azzurro. Per cui, dalla, dalla, da lontano, questa scala andava nella parte eh, diciamo della, del palcoscenico del piccolo teatro studio, quindi non nell'ovale, una scala di 10 metri che andava dalla, dalla scala di corda che andava dal pavimento alla graticcia. E io ero esattamente a metà, non ti dico le prove. Vabbè, insomma, io facevo questa cosa e un giorno lui si arrabbiò moltissimo perché facevo dei toni, lui non sopportava i toni, non li sopportava, perché i toni, se tu metti sopra i toni, quando eh, vuol dire che, che non hai capito nulla, vuol dire che hai bisogno di appiccicare un velo sopra al personaggio che invece ha bisogno di nascere da dentro eh, attraverso la tua fisicità, la tua verità però lui non sopportava gli attori che non proponevano, non li sopportava, lui aveva bisogno di attori che ci mettevano magari sbagliando del proprio, ma quelli che aspettavano le indicazioni lui non, non riusciva proprio a lavorarci, aveva bisogno che tu mettessi sul piatto un po' di carne, poi dopo lui te la, se la aggiustava con te, compensò diciamo, un credito che io avevo acquisito nei suoi confronti facendo, facendo l'inceo in mezzo a quella scala, siccome questa scena si apriva con un sipario, durante le prove, provando la scena precedente in cui c'era lui peraltro, ehm, si dimenticava regolarmente che io stavo su quella scala. Per cui io rimanevo le ore aggrappato come una, una Bertuccia lì sopra, con questi occhi così che non vedevo niente. Lui stava dietro il sipario, quindi non mi vedeva. Ogni tanto qualcuno gli ricordava: guarda che c'è Calabresi che sta lì appeso. Ho detto, sì, 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 adesso cominciamo, adesso cominciamo, adesso arrivo subito. Paolo, arrivo, sì, sì, iniziamo. eh". Poi si distraeva, cominciava a parlare, a dire cose e a quel punto passava il tempo. Un giorno io non ne potevo più. Facevo, da, da dietro al sipario, durante le prove, ho fatto Oh, io sto qua. Eh. Questa cosa all'inizio creò un gelo fra tutti gli assistenti, però lui si mise molto a ridere, ri, ri, rideva di questa cosa quasi. Sì. Durante il cinquantenario del. Um, Cos'era? Il cinquantenario sì, della nascita del piccolo, pochi mesi prima della sua morte, eh, facemmo un Arlecchino, io mi ero appena sposato. E, e, e lui, per caso nel foglio, nel, nel, nel cortile di Via Rovello. Eh, Ante la festa, non so, dopo lo spettacolo ha conosciuto mia moglie e gli disse ah tu sei fiamma, eh. eh stagli vicino perché, perché ne ha bisogno. Questa cosa mi, me, ce la ricordiamo sempre anche con, con fiamma. Eh, aveva la capacità di dirti le cose con, eh, con uno sguardo, con tre parole c'era un po' tutto perché c'era anche una, una, una specie di malinconia, di, no, di una solitudine sua, no? come per dire gli artisti di cui insomma, mi onorava di farne parte in qualche modo in quel momento, eh, hanno bisogno di qualcuno che gli stia vicino, che gli tenga la, la barra dritta perché se no si perdono. No, ti leggo questa cosa di una cosa che è successa in un arlecchino fatto a Parigi. Lo scrive lui proprio. Sì. Questo arlecchino inizia al lume delle candele e finisce con le candele che si spengono una per una. Non per il frutto di un'idea bizzarra di regia, ma per un fatto di vita che appartiene alla realtà del lavoro quotidiano. Una sera, infatti, per caso, durante quella che noi chiamiamo l'edizione dell'Odeon di Parigi, proprio in quel teatro, nel corso dell'ultimo atto, si verificò un'interruzione di corrente. Il teatro rimase sprofondato nel buio. Buia la platea, buia la scena. Gli attori restarono perplessi ed anche impauriti. Poi uno di loro ebbe l'idea di accendere una candela di un candelabro in scena. E rapidamente, come se fosse concertato, cominciarono così ad accenderne altre. Alcuni si spinsero nelle quinte, fin nei camerini, per cercare luce, e tornarono e recitarono quello che doveva essere, quello che doveva essere recitato e portato a compimento davanti al pubblico, per il pubblico. Essi lo fecero illuminandosi reciprocamente, in un gioco. Improvvisato e quasi disperato che ci commosse tutti. Una sera, in un teatro nel mondo, noi finimmo dunque questa commedia della gioia, finimmo tra le lacrime questa cosa da ridere, e mai, credo mai, tutti coloro che c'erano quella sera sentirono più profondamente la gloria del teatro, il suo splendore, contro tutto e tutti. Nel buio della notte dell'uomo. Arrivederci alla prossima puntata di Zoom.